Non è carnevale se non si preparano le chiacchiere napoletane. Guardate che come sono belle, guardate. E scin, scin, con me a nevo su zucchero a velo. Guardate che come sono belle bollose. Mo le ho finite di friggere, anzi le devo continuare a friggere. Guardate che come sono belle croccante. Qui vicino un bello sanguinaccio come si deve e va ricreato. Voglio buon carnevale a tutti. Vuoi vedere come l'ho fatta questa ricetta? E allora vieni a vedere tutto il procedimento perché alla fine non lo voglio. Allora, voglio va faccio proprio semplice e ampressa ampressa. Farina già setacciata e va mettere tanto bello in una ciotola perché voglio io la potrei mettere a fontana. Ma roppo mogliere, ma fa una schifezza. Allora, farina che la mettiamo qui dentro. Guardate a me, veloce veloce. Nella farina ci vado a mettere le uova che ho leggermente sbattuto, succo di limone, che fenomenale, giusto un poco, zucchero, tanto bello. Le dosi non vi preoccupate, se siete su Facebook ve le scrivo qua sopra. Un pizzichino di sale, buccia o di arancia o di limone o come in questo caso io ho mandarino. Ci mettiamo un po', che già qui me lo sono messo, vedete? Un po' di buccia di mandarino, aroma di vaniglia, oppure se avete direttamente la bacca di vaniglia ancora meglio. Ok, questo già mi basta. Burro morbido, mettete dentro e incominciate a impastare prima questi ingredienti, perché poi dopo ci andiamo a mettere il vino bianco a poco alla volta. Così si sente un odore fantastico. Mo, vieni qua. Fagli vedere, se vedete che fa così, vedete che è tutto granuloso e tutto spappolato, non vi preoccupate. Mo' il vino bianco, non vi preoccupate, le grammature ve le scrivo. Incominciamocene a mettere giusto un poco e incominciamo a impastare. Tanto bello, perché adesso vedete, fra poco arriverà un bel impasto compatto e omogeneo. Non vi preoccupate, viene proprio a fino romunda. Vedete? Piano piano il vino bianco sta facendo ritirare tutta la farina in eccesso e il vino bianco ce lo mettete a poco alla volta fino a quando non lo finite tutta la grammatura che vi ho scritto. Non vi preoccupate, continuate a impastare e vedete che bella fino rumore. Una volta che ha assorbito tutto questo, va giù, mo alla vecchia maniera, old school. Ho passato un coppo bancone e adesso c'è bisogno di andarlo un pochettino a lavorare, ok? Così se lo lavoriamo almeno 4-5 minuti lo facciamo proprio belli che si impasta. Adesso è proprio una bella cosa compatta e omogenea e mo scassavo tutto coso. Ok? 3-4 minuti. Lavoratelo un po' e se c'è bisogno necessario un po' di farina. Però guardate come è bello morbido. Va? Lavoriamolo un po'. Guardate come è bello morbido. Fatto ciò, vaiù. Carta pellicola. L'avvolgete tanto bella. Ma adesso si deve riposare un'ora. Puriel sta stanca, ha faticato assai, ok? Ma allora adesso lo andiamo a mettere o nel frigorifero, oppure se la temperatura esterna da voi fa proprio freddo, lo rimanete fuori. Dormi bambino, dormi piccino, e noi ci vediamo fra un'ora. Allora, ti sei riposato per bene? Sì! E allora, vai giù, l'impasto, mo, si è riposato per bene, è passata pure più di un'ora. E adesso un po' di farina, perché adesso lo andiamo a stendere, lo andiamo a lavorare. E in che modo? In due modi. O con il mattarello che è andato a stendere la pasta per fare poi naturalmente le striscioline belle sottili, oppure con la solita macchinetta che abbiamo fatto anche 2 anni fa, la stessa identica ricetta, questa qui della nonna, quella lì per fare la pasta fresca, vedete? Allora, mo come prima cosa, l'impasto, guardate qua com'è bello morbido. Guardate qua. Allora, adesso io me lo vado prima un po' a dividere, ok? E allora il mio consiglio è questo: prendete un pezzo di impasto, tanto bello, lo passate sotto questa macchina qui con il numero più grande. Piano piano, piano piano lo fate scendere di numero fino alla penultimo numero, ok? Io mo faccio aprire, mo faccio, mo passo tanto bello cadente, vedete? Mo me lo passo qui. Vedete? Mo me lo ripasso un'altra volta e poi dopo scalo con i numeri e
e arrivo fino al penultimo. Vedete, io mo scalo un'altra volta, mo lo faccio avere, ed ecco qua, e continuo, ok? Fatela bella sottile sottile. La cosa più bella è che, vedete, bisogna farle insieme le cose, vedete? Guarda qua, scendiamo ancora un po'. Ci hai messo un po' di farina? Sì. Becca, noi con tanto amore e le facciamo con calma. E chiacchiere, so bella, ma non so come che la raggente. Capisci a me? Qua è bello trasparente, vabbè, trasparente, bello sottile sottile, poi io mi sono proprio divertito come vecchi tempi. Si è visto, guardate come sta tutto rovinato, tutto bene, sporco. Babbo, amo, ma fino a quando si utilizza la farina, che se, magari ma non posso sporcare. Voglio, prendete la rotella, questa qua seghettata, se non ce l'avete seghettata, questa qui, non fa niente. Piate una rotella qualunque oppure lo fate con il coltello. Io lo faccio così, vedete la forma? Più o meno così, dai, né troppo sottile né troppo grande, così vanno bene, perché poi le chiacchiere non devono essere tutte quanti uguali, ok? Io poi addirittura potete pure, se volete, o le rimanete così o ci fate pure un piccolo taglietto al centro, così, vedete? Zac, zac, ora va giù, olio in padella, non tanto forte, ok? 160, massimo 170 grammi. Il tempo che sale la temperatura e li andiamo a friggere a fine romano. Andiamo in frittura, togliete un po' di farina in eccesso e andiamoli a friggere. Mi raccomando, l'olio non proprio bollentissimo, mi raccomando, fateli fare belle dorate. Guarda qua, guarda come si stanno riempendo di bolle, vedi come vengono belle. Quando si riempiono di bolle, proprio ci mettiamo zucchero a bella coppa, mamma mia! Poi con tutta la gamma, guarda che colore! Mamma mia, vaggiù, non è carnevale, se non si fanno si chiacchiere, vaggiù! Mamma mia, guarda che odore! Mamma mia, mi ricordo veramente i tempi belli di una volta. Io sono un napoletano all'estero e si cosa l'ha già portata sempre che in Germania. Questo colore perfetto, e pigliate con tutta calma, con tutto l'amore possibile, li mettete su una carta naturalmente per i fritti, tanto bello, fate colare l'olio per bene, aspettiamo che poi dopo si raffreddano un poco, giusto un pochettino, perché devono essere ancora caldi quando ci mettiamo lo zucchero, ma faccia arrivare. Finite di friggere, vaglio, zucchero a velo, come se fosse neve, tiè, ci ho messo in una coppa, vaglio, poi, a parte perché io qua devo continuare a friggere, si accompagna una bella chiacchiera con del sanguinaccio, ok, che è una salsa di cioccolato che anticamente si faceva addirittura con il sangue di porco, adesso non si fa più, no porco, scusatemi, maiale, perché sennò è troppo volgare. Se vuoi vedere come ho fatto il sanguinaccio, vieni su YouTube, vai a cliccare Luigi Scotti, chef in famiglia, sanguinaccio, ok? È semplicissimo, e anzi vi divertite pure perché è un mio vecchio video, che ero proprio grassottello 2 anni fa, però vai giù, si chiacchiera, mo, e proviamo, guardate come sono belle friabili. Mangiatelo tu, che se me la posso mangiare, vai giù. Chiacchiera napoletana a fine romano. Dai, fammi sapere se ti è piaciuto e se le fai pure tu, dalle qua a me. Un abbraccio, ciao, aiuto.